Oggi siamo in compagnia di Giorgio Bernardi, Parco Alpi Marittime. Ci troviamo al momento di fronte a una baita splendida, storica del 1800, esattamente 1857, e siamo nel comune di Valdieri. Qual è la caratteristica di questa zona e quando è stato fondato questo parco? Allora, dunque, noi attualmente ci troviamo all'interno del complesso delle terme di Valdieri e ci troviamo alla base, cioè davanti a due fabbricati della Reale Casa di Caccia, la Casa della Bella Rusin e il Casino di Caccia. 1857, la data che si vede scolpita al colmo del tetto della Casa della Bella Rusin, è la data in cui viene ufficialmente costituita la Reale Riserva di Caccia sul territorio di Valdieri ed Entrate. I comuni a quel tempo donarono alla Casa Reale i loro territori per la caccia, chiaramente avendone indubbi vantaggi e ritorni. La storia del parco possiamo farla cominciare con l'istituzione della Riserva Reale di Caccia, perché da quel periodo, quindi da diciamo il 1857, che questi territori godono di una forma di protezione, seppur diversa da come la intendiamo oggi, ma a quel tempo soltanto il re poteva cacciare e nessun altro. Dopo la guerra questo territorio è stato gestito da un consorzio di caccia fino al 1980, quando nell'ambito della creazione del sistema di aree protette della regione Piemonte è stato istituito il Parco dell'Argentera. Il Parco dell'Argentera nel 1982 ha iniziato effettivamente a costituirsi, assumendo il personale e iniziando a gestire il territorio, e nel 1995 si è trasformato in Parco Naturale delle Alpi Marittime, perché i suoi confini si sono ampliati verso la Valle Vermenagna, è entrata a far parte del parco la riserva del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, appunto in questa valle, la Valle Vermenagna, e ha costituito nel complesso l'area protetta più grande del Piemonte, che è di circa 28.000 ettari. Un'area molto vasta, dunque quali sono i luoghi che andremo a visitare oggi? Oggi andremo a visitare il Giardino Botanico Valderia, alle Terme di Valdieri, poi lo stabilimento, l'area dello stabilimento termale, poi l'Ecomuseo della Segale, che è gestito dal Parco delle Alpi Marittime, e il centro faunistico Uomini e Lupi nel comune di Entracque e la centrale Luigi Einaudi dell'Enel. Quindi non ci rimane che andare a scoprirlo insieme. E qui alle nostre spalle il centro faunistico Uomini e Lupi. Stiamo nel comune di Entracque e questo è uno dei luoghi di maggiore interesse. Sì, il centro Uomini e Lupi è uno degli elementi di maggior richiamo del territorio. È costituito da due centri visita, questa l'area faunistica, il centro faunistico Uomini e Lupi qui in località Casermette di Entracque, dove c'è un percorso di visita con allestimenti multimediali, una storia che racconta il ritorno del lupo sulle Alpi Marittime, descrive l'etologia, il comportamento, le caratteristiche biologiche di questo importante predatore che recentemente è tornato di nuovo sulle Alpi Marittime e sull'arco alpino. Esiste un altro centro, il centro visita Uomini e Lupi, che si trova in Entracque Paese, nel concentrico, e in questo viene invece sviluppato in particolare il rapporto tra uomo e lupo a partire dalle favole che vengono raccontate ai bambini come Cappuccetto Rosso fino allo sviluppo e alla trattazione del tema del ritorno del lupo, del suo impatto sulle attività umane, sulla presentazione dei vari punti di vista delle persone che sono state coinvolte e sono coinvolte nel ritorno dell'animale. Quanti lupi ci sono al momento nel centro?
Allora, nell'area faunistica attualmente ci sono ospitati 3 lupi. 2 lupi sono Emilia e Ormea, sono ospitati nell'area principale, nell'area più grande, e si possono osservare dalla torretta di osservazione che si trova alla fine del percorso di visita. E poi abbiamo recentemente avuto in affidamento dal Corpo Forestale dello Stato un altro lupo, Fortorino si chiama, che al momento è tenuto in un'area non che non si osserva dalla torretta, e quindi separato dagli altri 2 animali. Sono animali tutti che hanno in qualche modo avuto dei problemi o investimenti, o sono stati ritrovati in natura con dei problemi e che sono stati curati, recuperati, che non sono più in grado naturalmente di vivere in natura e sono ospiti del nostro centro. All'interno del parco quali altri animali si possono incontrare? E il simbolo del Parco delle Alpi Marittime è il camoscio, che è l'animale di gran lunga più abbondante, che è anche il più facile da incontrare, poi lo stambecco, e poi abbiamo lavorato molti anni, anzi 20 anni che lavoriamo in collaborazione col Parco del Mercantour per la reintroduzione del gipeto, l'avvoltoio degli agnelli, questo fantastico uccello che si ciba esclusivamente, cioè di ossa di animali. E poi c'è tutta la fauna tipica alpina, dalle aquile, gli sparvieri, a numerosissime altre specie di uccelli. Il visitatore che arriva in queste zone a quale attività si può dedicare? Beh, il Parco delle Alpi Marittime è un parco essenzialmente da camminare. Abbiamo una formidabile rete di sentieri, di mulattiere, grazie anche alla presenza storica della riserva di caccia reale. Il re fece costruire moltissime strade e itinerari per andare a fare le battute di caccia. Ma non solo questo, perché poi oltre alla camminata si può fare la bicicletta da montagna, si può fare ciclismo da strada, ci si può anche semplicemente riposare presso le aree attrezzate del parco oppure presso il centro polisportivo di Entracque con la piscina. Insomma, è un territorio che offre ospitalità a tutti, sia per il relax, sia per lo sport e le attività in plein air. Ora siamo all'interno della centrale idroelettrica dell'Enel. Sì, ci troviamo appunto nella centrale Luigi Einaudi dell'Enel, che da quest'anno è gestita, è stata affidata in gestione al Parco delle Alpi Marittime, che a sua volta l'ha affidata in gestione a una cooperativa, alle Montagne del Mare, una cooperativa di giovani della vallata, e in questo modo appunto aiutiamo allo sviluppo socio-economico del territorio, offrendo la possibilità di lavorare ai giovani locali. In questi spazi che ci mette a disposizione l'Enel abbiamo organizzato quest'anno, per quest'estate, per i visitatori, la mostra Che cosa sono le nuvole, una mostra che vediamo qui alle nostre spalle, vero? Esatto, sì, una mostra di bellissime fotografie di Dario Lanzardo, che è stata realizzata dal Museo Naturale Regionale di Scienze Naturali, che ci ha gentilmente concesso per esporla nel corso dell'estate. Siamo ora in compagnia di Katia, presidente della cooperativa Montagne del Mare. Qui alle nostre spalle abbiamo il modellino della centrale. Come funziona? Questo è un modellino che riproduce il funzionamento dell'impianto della centrale idroelettrica di Entracque in scala 1 a 20. Questa centrale è una centrale di generazione, quindi di produzione di energia elettrica, ma anche di pompaggio. È in servizio dal 1982 e con i suoi 1310 MW di potenza è l'impianto
più importante, più potente sul territorio nazionale e il secondo proprio per potenza a livello europeo. Per darvi un ordine di grandezza di che cosa sono 1310 MW, considerate che la massima potenza richiesta da tutta l'area industriale di Torino, della provincia di Torino. Per concentrarci appunto sulla centrale idroelettrica di Entracque, come vi dicevo, è un impianto anche di pompaggio. Quando si può definire tale? Quando, come in questo caso, si hanno uno o più bacini di monte, che siano essi artificiali, che siano essi naturali, collegati al bacino inferiore, quindi al bacino di valle, attraverso delle opere di derivazione, delle condotte forzate e collegate a macchinari proprio per la produzione e per la funzione di pompaggio. La cooperativa di cui sei presidente si occupa, oltre che della centrale idroelettrica, anche di altri spazi, vero? Sì, si occupa anche di altri centri che gestiamo per conto del Parco delle Alpi Marittime e che sono dislocati su Entracque e su Valdieri e sono appunto la centrale idroelettrica che avete appena visto, per l'appunto il centro Uomini e Lupi nelle due sezioni, una nel concentrico di Entracque e una che dista circa 2 km dal centro visitatori Enel. E per quanto riguarda invece la parte di Valdieri, gestiamo una vasta area che è diciamo, il comprensorio del centro visita di Terme con annessi parcheggi e giardino botanico Valderia. E queste strutture insieme alle attività che proponiamo, insomma, che promozioniamo per il periodo estivo danno ovviamente una possibilità e uno sviluppo di lavoro sì a noi quattro fondatori della cooperativa, ma anche a persone che comunque collaborano con noi locali e quindi appunto almeno per il periodo estivo. Qui ci troviamo in un punto che è particolarmente interessante per la lettura dell'ambiente e del paesaggio, nel senso che alle nostre spalle c'è il massiccio cristallino dell'Argentera, quindi delle rocce metamorfiche, granitiche, molto dure, molto poco permeabili, mentre di fronte c'è la zona di copertura di origine sedimentaria e calcarea. L'aspetto geologico è particolarmente importante per le Alpi Marittime, tanto è vero che e questo è uno degli elementi forti per cui il Parco delle Alpi Marittime insieme al Parco Nazionale del Mercantour sul lato francese, con il quale collaboriamo attivamente, siamo stati iscritti recentemente nella lista indicativa dell'UNESCO per il patrimonio mondiale. Insieme all'aspetto geologico caratterizza in modo particolare il nostro territorio la biodiversità. Qui esiste una delle biodiversità più elevate che ci sono in Europa proprio per l'aspetto geologico, quindi la costituzione della morfologia e la composizione dei terreni, ma soprattutto per la posizione geografica, perché ci troviamo, nonostante siamo nel cuore delle Alpi, montagne vere, montagne severe, ma ci troviamo anche a 40 km in linea d'aria dal mare. Qui siamo nella Valle Gesso della Valletta, una delle valli principali del territorio del parco, sulla strada che conduce alla località turistica Terme di Valdieri e siamo ai piedi delle cime dell'asta soprana e sottana al piedi del vallone del Dragonè, un vallone diciamo molto severo, ma dove è interessante sapere che ai tempi della Reale Riserva di Caccia
estraevano il ghiaccio per la conservazione dei cibi della residenza estiva dei Reali, che era Sant'Anna di Valdieri. E lungo questo tratto di torrente raccontavano, si legge nelle cronache del tempo, che i guardiacaccia e i guardiapesca della Reale Riserva di Caccia costruivano tutte delle passerelle lungo il fiume per permettere alla regina Elena, appassionata pescatrice, di poter andare a pescare fino alla cascata laggiù al fondo, che si chiama localmente Tumpignot, ovvero cascata di Tettignot, la località in cui ci troviamo. Quanti metri raggiungono quelle cime? Quelle cime sfiorano, superano i 2600 metri. Qui invece siamo a? Ma qui siamo intorno ai 1100 metri di quota. Yeah, that's where she finds you. Don't leave yourself alone. Ci troviamo ora all'interno del Parco Botanico di Valderia, un luogo meraviglioso pieno di piante e fiori. Quali sono le loro caratteristiche? Beh, questo Giardino Botanico Valderia è stato allestito dal Parco Alpi Marittime nel 1990 per offrire la possibilità ai visitatori di vedere in uno spazio ristretto la ricchezza botanica che contraddistingue queste montagne. All'interno di Valderia, che si trova alle Terme di Valdieri, alla confluenza dei torrenti Gesso di Valasco con il Gesso della Valletta, si possono vedere e osservare circa 550 specie tipiche delle Alpi Marittime. L'impostazione di questo giardino botanico. Quindi troviamo concentrati qui quello che il visitatore può incontrare in una passeggiata, tutto in questo luogo. Sì, esatto, si incontra qui quello che il visitatore potrebbe vedere magari in giorni e giorni o magari mesi di camminata, perché questo è un vero condensato non di tutte le specie delle Alpi Marittime, che sono tantissime, ma di un gran numero di specie presenti sul territorio, sulle nostre montagne, che hanno una ricchezza botanica davvero straordinaria per le caratteristiche geografiche, geologiche, geomorfologiche, ambientali in generale. E questo giardino botanico è un giardino che è stato pensato con finalità soprattutto educative, ed è per questo motivo che all'interno sono stati ricreati 14 ecosistemi rappresentativi del territorio, all'interno del quale si trovano collocate le specie botaniche. Per essere più chiari possibile, si possono vedere le specie tipiche, per esempio, delle rocciere silicee, di quelle calcaree, piuttosto che quelle dello stagno, piuttosto quelle che dello stazzo, cioè dove stazionano gli animali e quindi c'è una vegetazione di tipo ammoniacale, oppure la vegetazione dei prati, delle praterie di alta quota. Quindi abbiamo pensato di comunicare il tema, gli argomenti della flora e della vegetazione attraverso questa impostazione di tipo didattico e quindi fruibile anche dai non specialisti, ma da un pubblico generico e ampio. Anche questo, tra l'altro, è un luogo storico. Sì, in questa località dove abbiamo allestito il giardino, già nell'Ottocento erano stati fatti dei lavori, il terreno era stato attrezzato per ospitare, dare un'occasione di svago agli ospiti del vicino stabilimento termale. E si chiamava Giardino degli Inglesi, qui venivano a passeggiare, a riposarsi, a godersi il fresco, perché è una zona molto ombreggiata, e quindi trascorrevano le loro ore serene dopo le cure. Ma è anche storico dal punto di vista della botanica, nel senso che proprio qui vicino, nel Greto del Torrente, nel 1700, il famoso botanico torinese Carlo Aglioni trovò la viola Valderia, un endemismo delle Alpi Marittime, dal quale appunto trae anche nome il Giardino Botanico Valderia. Ci troviamo alla piscina termale aperta al pubblico delle Terme di Valdieri, una piscina con acqua calda naturale a 34 gradi. Questo stabilimento, che è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure,
formato da diverse sorgenti di acqua calda con temperature che arrivano fino a 69 gradi centigradi. Sono sorgenti sulfuro e magnesiache e c'è anche un centro benessere nell'attiguo albergo Royal delle Terme di Valdieri. Siamo nella frazione di Sant'Anna all'interno del suo museo, un museo che caratterizza l'intera civiltà di questa zona. Qual è il suo percorso? Sì, il Museo della Civiltà della Segale qui a Sant'Anna di Valdieri è una delle tessere di questo ecomuseo, un museo diffuso sul territorio che insieme al negozio di alimentari, osteria I Batteur, a un sentiero culturale ad anello che si chiama Luviol di Tait, ai murales che ci sono nel centro abitato, al forno di comunità e a tanti altri aspetti, ricostruisce e ravviva la comunità locale, tiene i legami della comunità locale. È un po' lo specchio della comunità, secondo la definizione tradizionale degli ecomusei. Questo ecomuseo è un ecomuseo che vive anche con la gente del posto e diciamo che l'evento culmine è un po' la festa della Segale che si svolge tutti gli anni nella terza domenica di agosto. Ed è una festa dove gli emigrati, i residenti, tutti insieme a tanti amici, organizzano questo evento che non è che riporta le tradizioni in vita e permette di rinsaldare i legami tra la gente.